Salve a tutti, benvenuti, bentornati in questo nuovo video che sarà anche l'ultimo video di questo decennio, l'ultimo video di quest'anno. E di cosa vi parlerò in questo nuovo video, anzi nell'ultimo video dell'anno? Vi parlerò di una figura del folklore, della mitologia slava, che è quella di Dietmaros, che sarebbe diciamo la versione slava di Babbo Natale, in poche parole, che tradotto diventa nonno gelo, in poche parole, perché Diet è nonno, Maros è il gelo. Quindi di nonno gelo che avrete sicuramente sentito. Mi avete sicuramente sentito parlare di lui nel video di Snieguraczka che vi linko. Vi lascio il link da qualche parte, credo qui, credo, non lo so, non ne sono sicura, non ne sono sicura. Perché vi parlerò di lui? Perché ovviamente è una tradizione che fa parte di questo periodo natalizio e inoltre perché a differenza del Babbo Natale classico, i regali nei paesi slavi o almeno in Russia, Ucraina, queste parti qua, vengono portati ai bambini la notte di Capodanno e non a Natale, anche perché gli ortodossi, per esempio, festeggiano il Natale a gennaio, non a dicembre. Quindi i regali gli vengono portati da Dietmaros e da Snieguraczka la notte del 31, in poche parole, dell'anno nuovo. E niente, quindi mi sembrava carino parlare di lui perché è una tradizione un pochino diversa dalla nostra. E niente, bando alle ciance, chi era Dietmaros? Allora, la prima volta che incontriamo Dietmaros, proprio come entità benevola che porta regali ai bambini, che ha questa nipotina, come ho già detto nel video su Snieguraczka, questa figura di nonno e nipote, viene introdotta più o meno alla fine degli anni 30, nel 1937, così ho letto. Però, prima di questo, non ci sono attestazioni che Dietmaros e Snieguraczka si conoscessero o che avessero proprio a livello di parentela legami, non ne avevano prima dell'avvento negli anni 30. Il racconto di Dietmaros, come quello di Snieguraczka, lo troviamo nelle fiabe più o meno del XIX secolo di vari autori. La fiaba, bene o male, è sempre la stessa, che adesso ve la racconto giusto in poche parole per non dilungarmi troppo, poi se volete ve la posso raccontare anche in modo un pochino più approfondito, mettiamola così. Allora, praticamente, comunque, c'era una volta questa coppia di sposi che avevano ciascuno una figlia e la figlia dell'uomo veniva trattata malissimo dalla matrigna, praticamente la costringeva a fare tutti i lavori in casa, praticamente era come se fosse una schiava perché faceva lavori in casa, faceva lavori col bestiame, comunque puliva, faceva tutto lei, ricamava, eccetera, eccetera, preparava da mangiare, mentre la figlia, diciamo, di questa matrigna era viziatissima, non faceva niente in casa, anzi veniva premiata anche se non faceva niente. Comunque, un giorno, in poche parole, questa matrigna decide che vuole levarsi dalle palle, diciamo, questa povera ragazza e praticamente decide di liberarsene in tutti i sensi, cioè letteralmente la vuole ammazzare. E praticamente questa povera ragazza si ritrova in mezzo al freddo russo e immaginatevi come può essere freddo il freddo russo. In mezzo ai boschi, poverina, a morire di freddo, cioè viene letteralmente lasciata lì a morire di freddo. Mentre sta lì, poverella, viene salvata da Marosco, che praticamente sarebbe quello che poi è diventato Dietmaros. Perché praticamente lei è molto gentile, lui la vede gentile, le fa delle domande e roba del genere, trovandola così gentile e buona d'animo, praticamente la salva e anzi le dona anche un sacco di tesori. Oddio. Praticamente quando ritorna a casa con tutti questi tesori, la matrigna pensa bene e dice: Ah, beh, se a questa ci ha donato tutte queste robe, mia figlia, che ovviamente lei pensava, credeva che sua figlia fosse non lo so che cosa, ha deciso di mandare anche la figlia praticamente nella foresta a morire di freddo, di fame, che in realtà no, però vabbè. Però la figlia, diciamo, della matrigna. In realtà è sgorbutica, è cattiva e tratta molto male questo Marosco e quindi lui cosa fa? Semplicemente la congela, cioè l'ammazza in poche parole. E in questa fiaba possiamo ben vedere, non fate caso al termosifone per favore, come in realtà si comporta il gelo, nel senso che il gelo, che in questo caso Marosco, perché Maros deriva da Maros, quindi comunque gelo,
che poi diventa Diet Maros praticamente nel secolo scorso, possiamo vedere come è sia uno spirito benevolo che quindi elargisce doni e roba del genere, ma può essere anche letale e quindi farti morire congelato. La versione questa qua della favola che vi ho raccontato in realtà è una versione molto romanticizzata di uno spirito del folklore della mitologia slava. E questo spirito è Marosco, che era chiamato proprio così perché praticamente era considerato da alcuni, ho trovato le traduzioni, per esempio in italiano lo chiamano persino demone, quando in realtà no, era più uno spirito quasi delle foreste, comunque della terra, è uno spirito piuttosto primordiale che in sé incarna proprio il tempo atmosferico e quindi anche in un certo senso un aspetto della natura stessa. E ovviamente questo spirito era visto in modo non maligno, ovviamente, nel senso che questo, cioè la natura così diceva, però ovviamente non era visto come uno spirito nemmeno tanto benevolo, perché comunque lo sappiamo tutti, no? In Russia gli inverni erano molto più rigidi in confronto magari quelli del bacino del Mediterraneo, no? Quindi duravano per tanti mesi e quindi c'erano tante nevi e tutto il gelo e roba del genere, temperature bassissime, quindi le persone effettivamente temevano il gelo perché potevano tranquillamente morire sia di fame che di freddo e tra virgolette non c'era scampo ovviamente perché non è che come adesso che abbiamo i termosifoni che tipo il mio che rompe le scatole oppure modi moderni per riscaldarsi, quindi giustamente le persone lo temevano, avevano paura di lui e quindi per questo non era visto proprio come uno spirito benevolo ovviamente è stata romanticizzata questa figura nel XIX secolo diciamo, con queste fiabe, finché poi non è diventato quello che conosciamo noi adesso, Dietmar Ros, che è anzi un nonnino gentile con questa barba lunga bianca, con un bel cappotto che, di solito celeste, glielo danno il cappotto, che diciamo elargisce, che porta i doni ai bambini insieme alla nipotina che è Snieguraczka. C'è stata quindi questa evoluzione da spirito cattivo, diciamo, spirito della natura che, non lo so, inonda tutto di neve, rende tutto bianco, gela le strade, gela i vetri, gela i fiumi, piano piano in un vecchietto gentile che invece porta doni durante il nuovo anno ai bambini. Nei tempi antichi, inoltre, c'era quasi questo rito dove il capostipite, oppure comunque la persona, il capofamiglia, usciva fuori dalla casa e lasciava queste offerte al gelo, in modo che la sua casa fosse protetta dal gelo, perché lasciava queste offerte e quindi la casa veniva protetta. O anche così il bestiame, perché molto spesso queste persone avevano anche il bestiame da proteggere durante l'inverno. E quindi questa sicuramente è una tradizione molto antica che si è portata avanti, perché lo spirito del gelo di certo non è un'invenzione moderna, cioè dai secoli dei secoli. Quindi sicuramente questa era una entità, è uno spirito molto antico, anzi primordiale, perché è collegato con la natura stessa. E in realtà era una figura molto carina, io quando ero piccola, anzi nel video di Snieguraczka c'è la foto dove io sto vicino a lui, quindi diciamo che come sembianza, bene o male, è stato descritto. Il secolo scorso è stato descritto più o meno come Babbo Natale, un vecchio gentile con la barba lunga, questo cappotto, che ultimamente viene rappresentato rosso tranquillamente come lo fanno gli occidentali, però molto spesso viene rappresentato anche come celeste. Prima di questo, quindi durante il periodo del folklore o comunque della tradizione più slava antica, era rappresentato in diversi modi in realtà. C'era chi lo rappresentava come un gigante che camminava in mezzo ai boschi, in mezzo alle terre e con il suo fiato gelava, diciamo, i fiumi e ricopriva gli alberi con questo manto di neve, oppure era sempre rappresentato come un uomo, sempre anziano con questa barba lunga, oppure sempre come un uomo anziano ma piccolino che saltava da una parte all'altra e faceva praticamente le stesse cose che ho detto prima del gigante, quindi innevava tutto e gelava tutto. Quindi la sua funzione principalmente era questa, quella di portare la neve, perché in sé giustamente rinchiudeva proprio questo l'inverno. Il gelo in sé, perché l'inverno di cosa è fatto? Di freddo, gelo e neve, e quindi lui incarnava proprio questo spirito invernale.
E diciamo che non c'è molto altro da dire, però mi sembrava carino parlarne perché comunque è una cosa molto carina vedere questa evoluzione che c'è stata dallo spirito del gelo cattivo fino a Dithmaros, fino al Babbo Natale russo, diciamo così, o slavo. Niente, spero che passiate una buona serata, dato che oggi è il 31. Bevete con moderazione e se bevete, mi raccomando, non mettetevi in macchina. E se vi mettete in macchina che siete ubriachi, non lo fate lo stesso. Fermatevi, tanto se avete fatto le 7 potete fare sempre le 8, le 9, aspettate, oppure chiamate qualcuno. Non mettetevi in macchina ubriachi, per favore, perché se ne sentono fin troppe. Quindi niente, vi auguro un buon anno nuovo e all'anno prossimo. Ciao!